Io sono Francesco Carrer, architetto, già professore di urbanistica all'Università degli Studi di Roma, La Sapienza. Filippo Salucci, esperto per la struttura per la progettazione, Agenzia del Demanio. Il Forte Sant'Andrea nell'isola di Sant'Andrea, che è una delle isole più belle della laguna di Venezia, piccola cosa. Un grande però progetto di architettura militare disegnato con la natura, molto più di tanti progetti civili disegnati senza rapporto con la natura. Casa di Madonna di Nicopeia, che è appunto un edificio adibito nel tempo a usi sociali, che oggi può essere riutilizzato per la posizione strategica che ha e anche per le sue caratteristiche edilizie che si prestano a dei riusi semplici ma anche produttivi dal punto di vista economico. L'agenzia appunto investe in qualità della progettazione, una qualità della progettazione pubblica e quindi un'attenzione particolare alle valenze sociali ed economiche su cui interviene. È importante entrare per far conoscere queste risorse fondamentali, per portare investitori altri rispetto agli investitori che tradizionalmente arrivano sulla laguna di Venezia. Perché dà occasione, ancora una volta, di far collaborare gli enti locali, gli enti territoriali e l'Agenzia del Demanio in un progetto comune di rigenerazione del patrimonio pubblico. Una vetrina di investitori, di interessi molto più ampia che quella locale. È un'opportunità di confronto e un'ottima occasione per guardare anche quello che fanno negli altri paesi d'Europa e del mondo.